Benvenuta Alessandra. Come sei arrivata in agenzia? Qual è stato il tuo punto di contatto? Come mai hai accettato il colloquio e come è andato? Ho iniziato la mia attività come consulente junior e poi mi sono avvicinata quasi da subito all'attività formativa. Qual è il tuo ruolo in agenzia e il tuo rapporto anche con i colleghi? Ovviamente il modo di erogare formazione si è modificato tantissimo nel corso del tempo. È proprio l'erogazione di una formazione dinamica che riesce a combinare insieme sia un'attività in aula che anche un'esperienza direttamente sul campo è ciò che mi gratifica maggiormente della mia attività. La pandemia inevitabilmente poi ha modificato e ha cambiato quelle che sono le modalità attraverso cui si eroga formazione, in quanto si è reso necessario ricorrere ad una serie di strumenti dapprima non utilizzati. Noi ad esempio abbiamo utilizzato lo strumento di Google Classroom, nonché aule formative virtuali. Abbiamo realizzato dei brevi video che poi sono stati sponsorizzati sui social. Il tutto ovviamente in sinergia con quelli che sono gli strumenti digitali messi a disposizione dalla compagnia. Da quando è iniziato il tuo ruolo è cambiato? Quali sono secondo te i punti di forza? Il mio punto di forza è proprio quello di riuscire a contribuire in maniera diretta all'evoluzione di tutta la rete agenziale. Quindi certamente l'idea di far parte, di contribuire in maniera concreta di un nuovo modo di fare formazione è ciò che ad oggi mi entusiasma di più. Le risorse umane hanno sempre rappresentato e sempre rappresenteranno il vero valore aggiunto di ogni agenzia. Quindi ritengo che chi li forma e chi li affianca debba comunque vivere la quotidianità dell'agenzia. Come è iniziato il tuo percorso professionale in questa realtà? Io ho iniziato nel 2002. Mio padre conosceva il mio agente generale, Vincenzo Mugnego, e da lì feci un primo colloquio e rimasi molto colpito dal progetto che mi venne presentato allora. Si parlava di crescita, di visione, e di un piano di carriera. Certo, all'inizio, come tutte le cose, è stato un po' duro, ero ancora piccolo, però devo dire che applicando un metodo che mi fu insegnato ben rigido e ben preciso, e piano piano abbiamo iniziato a lavorare. Essere partner di vita per te cosa significa? Essere partner di vita, oltre ad essere lo slogan della compagnia, sicuramente essere un punto di riferimento per i clienti, per la loro famiglia, per la loro attività. Nel 2002 che avevo zero clienti, oggi ne gestisco circa 750. Io mi reputo abbastanza soddisfatto e contento. L'anno scorso, durante la pandemia, abbiamo fatto delle semplici chiamate ai clienti, domandargli come stavano, e devo dire che è stato un bel gesto, molto, molto apprezzato. I punti di forza della tua attività e che fanno della tua attività un successo? Il punto di forza sicuramente all'inizio è stato il metodo di cui parlavo prima, rigido, ben preciso. Questo metodo affiancato a una continua formazione. Noi come organizzazione di agenzia, che ormai è quasi 3 anni che ogni venerdì ci riuniamo con l'iPad per fare simulazioni, affiancate a dei principi che mi furono detti allora nel 2002, quali visione, successo, crescita, sicuramente mi hanno portato oggi ad avere successo nel mio campo.